Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, proprio a fianco al castello aragonese. Facciamo un tuffo in quelle che sono le bellezze della nostra città, ma anche le bruttezze, quelle bruttezze determinate da chi ci amministra, direbbero a Napoli, malamente. È il caso dell'amministrazione Stefano. Pensate un po'. Qui abbiamo, lo vedete, un panorama suggestivo, e qui c'era un tempo un vaso, un grande vaso appunto, ovviamente contenente illo tempore, una pianta. Poi è sparita la pianta ed è sparito il vaso, sarà stato rotto, sarà stato rimosso, chissà. La cosa grave è che all'interno di quello che era il basamento, ormai vediamo una raccolta, assistiamo ad una raccolta di rifiuti. In buona sostanza il basamento si è trasformato in un immondezzaio in cui c'è di tutto, dalle bottiglie di plastica, bottiglie di birra, altro materiale di ovviamente di beni che sono stati consumati, mangiati e gettati. Ora, c'è certamente l'inciviltà di chi getta i rifiuti qui. Incivili. Però scusate, l'AMIU o chi per essa, l'amministrazione comunale, cosa aspetta a rimuovere questi rifiuti? È assurdo parlare di turismo. Qui si fermano gli autobus, i pullman di gran turismo, appunto, in questo punto scendono i turisti, e il turista che fa? Scende, si trova un vaso, un'area in cui c'era un vaso, e vabbè. Poi guarda il basamento e vede un cassonetto a cielo aperto. Così si amministra Taranto, così si fa turismo. Cosa ci vuole a ripulire? E rimettiamolo, viva Dio, un bel vaso. Viva il turismo, abbasso questa amministrazione.